Se possibile, vorrei partire da rispondere a una domanda che mi è stata fatta tanto nelle ultime 24 ore nei commenti, e cioè sei ancora sicuro che non serva una rivoluzione in casa Juve? La mia risposta, ragazzi, è sì. La mia risposta è sì, sono ancora convinto di questa cosa. Credo che non sia logica una rivoluzione in casa Juve, e di questo parleremo parzialmente in questo video, ancora tanto nei prossimi video, e penso anche che sia impossibile una rivoluzione in questo momento in casa Juve. Per una marea, una miriade di motivi che non voglio nemmeno stare qui a rielencare tutti, perché diventerebbe tremendamente noioso. Però a questo aggiungo un'altra cosa. Noi, con la nostra arte di sognatori, abbiamo in questo momento, da un paio di mesi a questa parte, messo in primo piano la rincorsa allo scudetto all'Inter, no? Noi in questo momento guardiamo la classifica e non dobbiamo preoccuparci di recuperare punti sull'Inter per cercare di vincere lo scudetto. E io qualche tempo fa ve lo dissi, state attenti, perché per la Juventus in questo momento l'obiettivo non è più lo scudetto. Per la Juventus l'obiettivo in questo momento è arrivare nelle prime quattro. E detesto aver ragione in questo momento, è una delle poche volte in cui detesto aver ragione. In questo momento siamo veramente a rischio di eliminazione dalla corsa Champions. Cioè, siamo tutti lì, ci sono tante squadre lì, tra cui il Napoli, che diventa uno scontro diretto la partita da recuperare. Doveva essere la partita che ci fa recuperare vantaggio, punti, terreno sull'Inter, diventa la partita che se non la vinci diventa un disastro per la corsa Champions. Quindi, keep calm, ed è per questo che vi dico una rivoluzione no, perché una rivoluzione vuol dire far partire 4, 5, 6 giocatori, più l'allenatore, più parte della dirigenza. Questa è una rivoluzione. L'anno scorso c'è stata una rivoluzione. L'anno prima ancora c'è stata una rivoluzione. È anche vero che il lavoro di un allenatore deve essere valutato sulla base dei risultati ottenuti. E ancora una volta, è stupido chiederci oggi: è giusto ripartire da Pirlo? Oggi. È stupido. È stupido perché se a fine anno Pirlo non arriva tra le prime quattro, non c'è una discussione da fare su questa cosa. La risposta viene da sé. Pirlo non sarà allenatore della Juventus nel caso, l'anno prossimo. O almeno, nella mia testa, non è giustificabile una riconferma di Andrea Pirlo se con questa squadra non arriva nelle prime quattro. Non è umanamente ponderabile una cosa del genere. C'è OneFootball, qui sotto in descrizione, da scaricare, perché ci sono tantissime tematiche. Purtroppo quando le cose vanno male ci sono sempre più tematiche, e purtroppo adesso abbiamo anche la pausa nazionale, quindi scaricatevi OneFootball e facciamoci una scorpacciata, perché avremo tantissimi temi da toccare. Dio solo sa, Dio abbia pietà di noi, quanti temi andremo a toccare, e fatelo anche con l'ausilio di OneFootball. Dicevo, io non sono così tranquillo in questo momento guardando la classifica. E ancora, ieri sì, Paratici ha confermato Pirlo. Parole di circostanza, parole di circostanza. Agnelli aveva confermato Allegri dopo la sconfitta con l'Ajax. E guardate com'è finita. Ora non so dirvi se è stato l'addio di Allegri che ha rotto tutto, non so se Allegri fosse la persona portante all'interno della Juve, e da un certo punto di vista mi auguro di no, perché sarebbe grave identificare in una singola persona la colonna portante della squadra, e non so nemmeno se sia stato l'arrivo di Cristiano Ronaldo a scombussolare il tutto. E ancora una volta credo e spero di no, perché sarebbe tremendo pure questo. Credo che sia stato un insieme di cose che hanno portato a questa situazione qua. Come si esce da questa situazione qua? Non lo so, non lo so, non ne ho la più pallida idea. È una situazione oggettivamente complicata. Io ieri, più guardavo l'intervista di Paratici e più lo vedevo un po' in difficoltà, lo vedevo un po' in imbarazzo. Come ho visto molto in imbarazzo Allegri quando gli è stata fatta la domanda su un eventuale ritorno alla Juventus ieri sera al club. Illazioni, non voglio buttare carne al fuoco, non vi sto dicendo assolutamente niente. Vi sto dicendo soltanto che da due lati, nella stessa giornata, due fonti ufficiali, quindi le persone dirette interessati, hanno parlato di un futuro allenatore della Juventus Paratici e di un eventuale ritorno a Juventus Allegri, ed entrambi erano molto in imbarazzo. Si guardavano intorno, balbettavano, non sapevano cosa dire. Soprattutto Paratici quando parlava di Pirlo. Io vi ripeto, sono dell'idea che
come ha sottolineato anche ieri giustamente Paratici, che non è una partita, non è Juventus-Benevento, eh? Non è, se siamo qua a dire queste cose, non è per Juventus-Benevento. La Juve non è che si ritrova quasi fuori dalla corsa Champions perché ha perso col Benevento. La Juve non è che si trova lontano da vincere lo scudetto per colpa di Juventus-Benevento. No. La Juventus si trova lontano per Crotone-Juve, Benevento-Juve, Juventus-Fiorentina, Lazio-Juve, Juve-Verona, Verona-Juve, Napoli-Juve, Inter-Juve. Sono solo alcune che vi sto citando, Roma-Juve. Sono solo alcune. All'inizio le più clamorose, poi tutte le altre, dove abbiamo perso punti per strada. Quando tu perdi punti per strada, capisci che c'è qualcosa che non va, perché ovviamente una squadra non le può vincere tutte, ma perdere così tanti punti per strada con queste squadre diventa preoccupante. E quindi non è Juventus-Benevento. Se voi oggi andate a prendervi uno dei video che ho fatto ottobre, andatevi a prendere un video che ho fatto in ottobre, uno a novembre, uno a dicembre, uno a settembre, guardateveli. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente, perché questa squadra l'avevo battezzata come una squadra in grado di vincere da chiunque, di perdere da chiunque. Questo è accaduto. Abbiamo perso al Benevento, abbiamo vinto al Barcellona. Siamo usciti con il Porto. Siamo usciti con il Porto dalla Champions League. Ma comunque abbiamo battuto il Barcellona, abbiamo battuto il Milan, abbiamo battuto anche l'Inter, Coppa Italia. Abbiamo battuto il Napoli, finale Supercoppa. Abbiamo perso al Benevento, siamo usciti col Porto, abbiamo perso la Fiorentina in casa nostra. Vincere da chiunque e perdere da chiunque non è cambiata una virgola. Una squadra che si accende soltanto quando prende degli schiaffi. Quante volte ci è successo in questo campionato? E adesso, eccoci qua ancora una volta, prendiamo gol dal Benevento, allora iniziamo ad attaccare, poi non riusciamo neanche a farlo. Però iniziamo ad attaccare dopo, iniziamo a crederci a giocare dopo. Una squadra nella quale non hai ancora capito chi sono i titolari e chi no. Poi ovviamente qua c'è stato un discorso di moria generale dei giocatori che mi auguro possa terminare presto, però se pensiamo ad oggi alla Juventus di Pirlo titolare, forse 11 giocatori non riusciamo a farli, come non sapevamo la Juventus di Sarri titolare dell'anno scorso, perché si era andati a sprazzi a seconda dei giocatori a disposizione, a seconda del momento. E queste sono cose che secondo me che pesano molto, molto, molto. Ieri non ci sono scusanti. Io non credo che ci siano giustificazioni a quello che abbiamo visto ieri. Non è giustificabile in alcun modo. Perché c'erano sempre state delle scusanti, no? Giocatori fuori, ieri ne avevi sì e no, nel senso che ti mancavano Demiral, Dybala, Alessandro, e bene o male basta. Non avevi una partita ogni tre giorni, cosa che avevi avuto fino a quel momento lì, quindi hai avuto una settimana di tempo per preparare quella. Giocavi in casa tua contro una squadra modestissima che ti aveva già fermato all'andata, che non devi sottovalutare. Io non credo che ci siano scusanti per quanto fatto da ieri. E ieri non hai perso perché dopo una partita in cui hai attaccato per 90 minuti, in cui il pallone non voleva entrare, il portiere ha fatto 200 milioni di parate e tu te la sei meritata sul campo, all'ultimo secondo prendi gol. No, no, perché sì, il loro portiere ha fatto tante parate, perché sì, c'è qualcuno ancora che è qua a dire però su Chiesa era rigore. Eh sì, va benissimo, ma tu ieri non avresti meritato comunque la vittoria, nemmeno con rigore di Chiesa, nemmeno facendo il gol dell'1-1, io non sarei stato contento, nemmeno con una cappella di Montipò piuttosto che un miracolo e fare il gol dell'1-0 o fare l'1-1 lì, sarei stato contento. Io mi ricordo una partita con l'Udinese in casa, qui facciamo gol, dopo un primo tempo che facciamo 0 tiri in porta, loro su una rimessa laterale sbagliano, mandano in porta Cristiano Ronaldo e fa gol, io non esulto perché la Juventus non stava girando, la Juventus sta continuando a non girare, è in un momento in cui solo ed esclusivamente l'episodio. Allora torniamo al discorso di prima. Se Pirlo non verrà confermato in caso di non accesso alla Champions League, io sono assolutamente a favore della continuità e lo sapete benissimo. E confermerei Andrea Pirlo in caso di qualificazione alla Champions e continuerei per non iniziare nuovamente un altro progetto e lo sapete benissimo. Ma se da settembre a marzo ci sono dei problemi evidenti
che abbiamo evidenziato a settembre e a marzo sono ancora lì evidenziati e non sono stati risolti. E una squadra che va in campo, che sembra doverti fare un favore e andare a giocare, continua ad avere mordente. E non c'è ancora uno straccio di idea di tipo di gioco che vuoi fare, perché da un certo punto in avanti ci siamo spenti e non abbiamo più fatto il tipo di gioco che Pirlo aveva in testa all'inizio. E non abbiamo neanche più fatto il gioco all'Allegri, come era stato così battezzato. A un certo punto la Juve smette di fare 2-3 gol a partita, ne prende 0, ne fa 1, allora è all'Allegri. Ma figa, ma quello non capir niente, Quello non capir niente. Lì la Juventus semplicemente tirava il fiato perché non aveva più. Ed era un periodo difficile. Non è che si sono messi d'accordo per giocare all'Allegri, che poi che cazzo vuol dire giocare all'Allegri? Luoghi comuni buttati così in faccia, tremendi, tremendi, dato che Allegri passa ancora per quello che era scarso e ha rovinato la Juventus, come passa Sarri per quello scarso che ha rovinato la Juventus, come adesso Pirlo passa per quello scarso che ha rovinato la Juventus. C'è bisogno di farsi un bel esamino di coscienza e ragionare sulle tre annate differenti, con tre problematiche differenti e con tre idee differenti. Io continuo a prendermi il buono che c'è in tutto ciò, e cioè che ci sono dei giocatori giovani che per il domani possono fare differenza, e che c'è un allenatore giovane che a patto che arrivi nelle prime quattro, e a patto che internamente, perché noi non lo possiamo sapere, porca puttana. Luca Toselli non lo può sapere, tu che stai guardando il video non lo puoi sapere cosa viene dentro le mura della Continassa. Quindi a patto che la dirigenza sia fortemente convinta del lavoro di Andrea Pirlo, Andrea Pirlo stesso sia fortemente convinto di riuscire a gestire anche lo stress, l'ansia, la gestione di tutte queste emozioni problematiche all'interno della Juventus, e sia convinto di poter fare l'allenatore della Juventus, e i giocatori siano convinti che Pirlo possa essere il giocatore giusto, l'allenatore giusto per la Juventus, allora si può andare avanti. Ma non lo decidiamo a marzo e non lo decidiamo noi. Non siamo giudici e non è nemmeno il momento giusto. In questo momento devi finire la stagione, punto. E se ieri mi confermano Pirlo è perché non possono fare altrimenti. Un po' paratici andare davanti alle telecamere e dire vabbè, Pirlo fuori, ricominciamo ancora e adesso alleno io la Juventus. Perché non è così in una squadra di questo livello qua, a questo punto della stagione, dato che manca veramente poco. A me va bene anche ricambiare, perché secondo me è una cosa molto intelligente ammettere di essersi sbagliati. Ma siamo sicuri che ci siamo sbagliati? E ancora, siamo sicuri di continuare a compirlo? Non vi sto dando una risposta, Come vedete vi sto dando tutte e due le alternative. E ancora, non siamo noi a doverlo decidere. Quindi se loro sono veramente fortemente convinti di Pirlo, mi va benissimo continuare con Pirlo, ma non voglio che la motivazione sia continuiamo con Pirlo perché A, non c'è nessun altro, B, è troppo costoso cambiare, C, proviamo a vedere come va una terza stagione. No, se continui con Pirlo è perché sei fortemente convinto dei dialoghi quotidiani, non è Juventus-Benevento, sono i dialoghi quotidiani nell'arco di una stagione. Sono i rapporti interpersonali tra una dirigenza e un allenatore, tra un allenatore e una squadra. Tutto l'ambiente, l'agglomerato, è un discorso di quotidianità, è un discorso di continuità, è un discorso lungo. Non è un discorso che esoneriamo Pirlo perché ha perso col Benevento. Se esoneriamo Pirlo è perché non ha risolto i problemi in tutto l'anno. E in tutto l'anno i problemi sono sempre gli stessi, e la società non è convinta di Pirlo e i giocatori non sono convinti di Pirlo. Io non sono qua a difendere Pirlo, assolutamente no. Io non mi viene in tasca niente, no, perché tante volte leggo che io difendo Pirlo perché motivo X, motivo Y, motivo Z, e magari la terra è piatta, nel frattempo, e ce lo tengono nascosto, e il 5G fa venire il coronavirus, ma perché leggo ogni tanto delle cospirazioni che sono tremende nei miei confronti, perché dico certe cose. Quindi no, per quanto mi riguarda, la rivoluzione è una follia. È una follia perché non ci sono i presupposti per farla. Ma cambiare a determinate condizioni, sono il primo a dirvi che ne potrebbe valer la pena. E pensiamoci bene prima di tornare a fare un'altra stagione in cui abbiamo questi presupposti e magari non abbiamo neanche la disponibilità economica per fare un mercato come si deve,
e dobbiamo poi far ricadere le colpe su una singola persona, perché lo sappiamo, l'allenatore poi è quello che si prende le colpe. E lui stesso potrebbe dire, ma chi me lo fa fare? Non c'è dubbio mai. Quindi con calma, con calma. E partiamo sempre da un presupposto. Forza Juventus, eh? Partiamo da un presupposto. Perché ieri la Juventus non c'è stata. Ieri la Juventus non c'è stata. Ieri la Juventus non ha giocato. Era già in ferie. Era in ferie la Juve ieri. Perché quella di ieri non può, non deve e non credo che possa mai più essere la Juventus. Ma ci sono dei problemi che non sono stati risolti. Dopo 15 minuti, dato che è un video delle pagelle, iniziamo a fare le pagelle. Partendo da Pirlo e dandogli 4. Anche quando abbiamo visto la formazione ieri su Twitch, abbiamo pensato subito Chiesa a destra, dato che non gioca a Cuadrado, Kulusevski a sinistra, stanno sui loro piedi forti, vanno a mettere dei cross. Dopo 90 minuti, 80, fai 80 minuti, di giocatori sugli esterni che dovevano perdere un tempo di gioco per rientrare sui loro piedi, magari l'idea che Chiesa doveva giocare a destra e Kulusevski a sinistra poteva venire fuori, che senza Cuadrado non abbiamo messo un cross ieri praticamente. Kulusevski doveva sempre rientrare sul sinistro perché c'ha solo quel piede. Chiesa due volte è andato a destra, una ha fatto un taglio superativo che non è stato visto, l'altra c'è stato quel discorso del anzi tre volte quel discorso del rigore che non hanno fischiato, e l'altra è quella in cui Montipò ha preso la palla e poi è uscito dall'area con la palla in mano. Tre volte che Chiesa è andato a destra, sarà una coincidenza, però tre volte, tre occasioni, episodi chiavi della partita. Io credo che ieri di veramente sufficiente ci sia solo Szczęsny e fine. Le pagelle le facciamo così. Pirlo delle grandi colpe probabilmente non essere riuscito a cambiare la partita in corso, non tanto la formazione iniziale, quella andava anche bene con i giocatori che c'erano. Le colpe di Pirlo sono appunto non riuscire mai a cambiare la marcia, non riuscire mai a passare alla squadra qualcosa in più, non riuscire a venire fuori da magari un'idea in corso della partita, ma sono cose che le prendi su con il tempo, passando il tempo ad allenare. Non è una roba che ce l'hai innata, o se ce l'hai innata sei un fenomeno, perché puoi anche avercela innata. Io in questo momento penso che Pirlo abbia delle ottime basi, ma non abbia le stigmate del fenomeno in panchina. Ha delle ottime basi, ha delle ottime idee, non è un fenomeno. Non è un fenomeno innato in panchina come ora in campo. In campo era un fenomeno innato, cioè ce l'aveva, non è che l'ha imparato. Panchina probabilmente qualcosa in più lo deve fare. E questo lo fa attraverso il lavoro. Ed è per quello che vi ripeto, deve sentirsene anche Pirlo, eh. Se non se la sente Pirlo, si va da nessuna parte. Szczęsny non ha colpe. 4 Pirlo, ieri 4. Chiellini ed Elite, Bonucci ed Elite, scusate, sono da 5 e mezzo entrambi, perché comunque sia la Padula che Alfonso Gaik ci hanno un po' fatto ballare. Incredibile. Danilo ha sbagliato un gol all'ultimo secondo che poteva aiutarci, anche sul gol che abbiamo subito, ovvio che la colpa non è di Danilo e non poteva essere messo nel presupposto di dover difendere in quella situazione, però non ha fatto benissimo. 5 e mezzo, 5 Bernardeschi, che Dio solo sa come sia possibile. Dio solo sa come sia possibile. Arthur è da 3, ha fatto un errore che non pensavo potesse mai fare. Rabiot non mi ricordavo neanche che avesse giocato, lo leggo adesso. Rabiot ha giocato, dov'era, cosa ha fatto, non mi ricordo nessuna giocata di Rabiot. Chiesa da 5 e mezzo, poveraccio, è stato uno per uno dei pochi probabilmente a ancora una volta metterci la gamba, metterci la velocità, metterci la foga. Kulusevski c'ha un piede e lo usa a targhe alterne ed è da 5. Morata disimparato completamente a giocare da attaccante, ha una vena realizzativa pare quella di mio nonno, pace all'anima sua, sbagliato dei gol incredibili. 4. Ronaldo si è adattato un po' a tutto il resto del circo, pochissime fiammate. 5. McKennie è salito, poraccio anche lui, chissà che cosa gli è preso, non è riuscito a dare il cambio passo. Bentancur è entrato, fatta ammonire, fine. Vabbè, queste sono le pagelle, scusatemi, non posso fare di più. Il giudizio della gara, io credo che non sia ingiudicabile la gara di ieri, come vi dicevo, zero scusanti e tutti colpevoli, cioè io non riesco a giustificarli in qualche modo. Mi premeva molto di più fare un discorso un po' più generale.
Ne parleremo tanto. Ne parleremo tanto perché, boh, non lo so, ripeto, ogni imbarazzo sia Paratici che Allegri ieri sera. Non voglio mettervi la pulce nell'orecchio. E probabilmente, per quanto io abbia amato la follia Allegri, per quanto ieri sera mi sia divertito sentirlo parlare al club, sarebbe anche una grossa sconfitta tornare ad Allegri. Non tanto per la Juventus, perché sono sicuro che ne gioverebbe, sono sicuro che Allegri tornerebbe a fare un grandissimo lavoro. Quanto più per aver gettato al vento 2 anni così, gettato al vento tra virgolette tra Sarri e Pirlo, perché ovviamente ci sono stati dei plus per entrambi. Però se poi la strada nuova l'abbandoni per tornare sulla vecchia, capisci aver fatto uno sbaglio 2 anni prima e stai provando a salvare il salvabile con l'usato sicuro, e non sono nemmeno dell'idea che sia la strada giusta. Comunque chi vivrà vedrà, chi vivrà vedrà.